Ciao a tutti, sono Bomb777 e bentornati nella serie dei giocatori economici. La scorsa settimana ho preso una pausa perché erano usciti i Team of the Year, quindi mi sono concentrato più su pack opening o video che comunque c'entravano con appunto i Team of the Year. Quindi adesso si riparte con questi giocatori economici e questa volta vi presento il Courtois economico. Perché Courtois? Perché ha avuto tantissimi voti, tantissimi commenti sotto lo scorso video. E io ne approfitto per chiedervi di mettere mi piace a questo video per avere altri episodi di questa serie. E vi chiedo di commentare ancora qua sotto, scrivendo un altro giocatore che vorreste vedere per questa serie. Quindi un giocatore bello costoso di cui io poi dovrò trovare la controparte economica. E io stavo pensando una cosa, magari fare i toti economici. Quindi, che ne so, devo trovare il Messi blu economico? Cercherò di farlo, ovviamente potrò essere anche un in forma o così. Quindi voi consigliatemi tutti i giocatori di tutti i tipi, in forma, Team of the Year, quello che vi pare, e io poi dovrò trovare la controparte economica. Però adesso iniziamo, il Courtois economico è De Gea. Vabbè, allora, entrambi sono della Premier League, però questo neanche dovrei dirlo. Il valore di Courtois al momento è di circa 60.000 crediti, mentre quello di De Gea è di circa 2.800-3.000. Passiamo però adesso alle statistiche principali, senza contare che di overall Courtois ha 86 mentre De Gea ha 82. Di tuffo Courtois ha 84 mentre De Gea ha 87, quindi subito più 3 per il giocatore economico. E io ve lo dico già adesso, De Gea è uno dei portieri che sia in game che non in game, mi piace più di tutti. E quest'anno è anche una bella 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 carta. Poi abbiamo i riflessi che sono 88 di Courtois contro l'88 di De Gea. Riflessi che sono, come posso dire, la statistica migliore di Courtois e De Gea riesce a pareggiarla, quindi wow. La presa di Courtois è 87, quindi tantissimo, contro purtroppo il 75 di De Gea. Abbiamo 12 in meno solo per la presa. Peccato, se no sarebbe stato anche meglio De Gea. Poi abbiamo 46 di velocità di Courtois contro il 51 di De Gea, ancora in vantaggio giocatore dello United, che a sua volta trovo un enorme vantaggio nel rinvio, perché il belga ha 69, mentre De Gea ha 86, quindi addirittura più 17 per lo spagnolo. Per finire abbiamo il posizionamento 86 di Courtois contro il 76 di De Gea. Ed ecco qua che ritorna in vantaggio il giocatore del Chelsea, però se si può dire Courtois alla fine è più completo. Ovviamente questa volta non vi metterò le clip perché si tratta di un portiere e dovrei farmi tirare addosso come era già successo col Neuer economico. Quindi per non sprecare ore per cercare di fare qualche parata bella con De Gea per poterla mettere nel video, faccio prima a non registrare proprio le clip. Ma alla fine, se avete visto o sentito, ho fatto una panoramica più completa sulle due carte. Di piede debole hanno entrambi 3 stelle, mentre di mossa abilità una, però per un portiere a cosa serve? Adesso state vedendo i miei pro, i miei contro e il mio voto finale sulla carta. Io vi ricordo ancora di suggerirmi quale giocatore fare per i prossimi episodi di questa serie. E se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da Bomb777 è tutto. Ciao a tutti!